Questo programma è offerto da... Acqua Vita Sana è qualità e benessere in movimento. Disseta la tua vita, bevi Acqua Vita Sana. Da Ottica Center trovi i migliori brand bulgari, Miu Miu, Gucci, tutte le novità di Ray-Ban, Italia Independent e tante offerte su occhiali da vista e da sole. Ottica Center è rivenditore autorizzato Tiffany Co. e Ocri. Inoltre, da Ottica Center, visita computerizzata gratuita, mappa corneale, applicazioni di lenti a contatto multifocali per astigmatici e per cheratocono. Ottica Center è al Centro Commerciale 2 Mari a Maida, al Parco del Sole a Maierato, al Business Center Le Aquile a Catanzaro. Gioielleria Rocca, dal 1898, una tradizione tramandata da anni, dove potrete trovare marchi di alta qualità, quali International Diamond, D&D Gioielli, 1R, Michele Affidato e Mari del Sud, linea esclusiva ideata dagli stessi titolari. Inoltre sono presenti prestigiosi marchi di orologeria, Paul Picot e Accent. Gioielleria Rocca, Corso Nomistrano, La Mezza Terra. Florence Regali, cristalleria, porcellane, articoli da regalo. Florence Regali si trova al Centro Commerciale Due Mari di fianco Carrefour. Il Bonsai, bar, ristorante, pizzeria, Via della Vittoria, La Mezza Terme. Bar, pasticceria, gelateria, cioccolà, via Salvatore Aversa e Lucia Precenzano, alla Mezza Terme. Ehi, lo sapete che esiste una polizza auto che si paga a rate mensili a tasso zero? Ma lo senti anche tu? Tasso zero? E ti dà anche servizi e sconti su diversi esami medici. Non ci credo. Neanch'io. Una polizza auto che mi dà anche lo sconto sugli esami medici. Scopri tutti i vantaggi e servizi della polizza auto a tasso zero di Unipolsai. Fai il tuo preventivo su unipolsai.it e in agenzia. Prima della sottoscrizione leggere il fascicolo informativo. Incredibile, ma vero. Buongiorno, buongiorno a tutti. E sulla scorta di questo nostro momento catartico, cioè dedicato al nostro dialetto, stamattina vi voglio recitare una delle mie poesie che è inserito nel libro che stiamo parlando di più di 30 anni fa, proprio all'epoca come rappresentavano i Castro più che la Mezia. Una considerazione piuttosto amara, voglio dire. Alli piedi tu su un corso, da una pianura ad alivi e ad aranci coltivata, sotto un cielo sempre chiaro e luccicante, facciam fronte a un mare che fu di grandi naviganti. Su una terra che fu patria dei briganti, sorgevano i Castro. Pacciani, contadini, ricchi commercianti, femmine belle, guaglioni scicchi, uomini galanti. C'era gente che veniva di tutte le strade, sentiva la vita che scattava di salute. Siamo sull'isola pedonale, quindi la vita qua incomincia a pulsare. Mo calivo ha fatto posto lì palazzi, mo cori ha fatto posto lì denari,
mondo ognuno si sente spierto e mascio. Secondo a voi vive nei casi. Alle piedi tu su un corso, ta una gianura do hirro e do gimento arruniata. Sutta un cielo sempre nigro e sgumento. Faccio affronto a un mare che ti dona più piscato. Suba una terra dove passa la festa e lo santo l'ha gabbato, muore in casso. Perché questa amara considerazione? Perché pare che a distanza di tempo la Mezzia Terme stia piano piano prendendo questa china, no? È chiaro che... Ciao Giovanni. Buongiorno Tonino, buongiorno. È chiaro che in questi 30 anni ci sono stati passi da gigante, ci mancherebbe altro. La Mezzia Terme non è più la Lamezia Terme, la Nicastro, la San Biasa, la Sant'Eufemia di 30 anni fa, ci mancherebbe. La città è molto più bella, ci sono state delle, voglio dire, hanno nel tempo sono sorte delle strutture, infrastrutture molto belle. Però, così come la pensiamo io e Giovanni, ci siamo fermati, assomigliamo saggi, no. E il nostro invito al sindaco Mascaro e alla sua amministrazione, ogni giorno va proprio in questo senso, fantasia al potere Paolo. Qualche accorgimento e la Mezzia diventa ancora più bella. Non ci dobbiamo accontentare. Eh no Giova, perché pare che qua no, quello che è stato fatto, mo vediamo se potevamo arrangiare, arrepizzamo. Manteniamo. Sì, no, fantasia al potere, sindaco, fantasia al potere. Noi qua stiamo lanciando dei messaggi. Degli input, dei messaggi, non subliminali, proprio chiari, no, perché noi ci mettiamo la faccia quando parliamo. Sindaco ci vuole poco, ci sono quelli piccoli accorgimenti che possono rendere la nostra città più accogliente e più bella, farne la capitale della bellezza in Calabria. Lo so, è un progetto ambizioso, perché ci vuole una vera e propria rivoluzione culturale. Giova, parliamone chiaro. Hanno messo le piante sul corso. Le palme, no, che voi vedete dietro. No, sul corso non è strano, Giova. Ah, quelle... Chi li pianti con quei vasi enormi? Ah, sì, ho capito. Li hanno distrutti. Qua, sull'isola pedonale, c'è l'assenza, l'abbiamo di fronte, c'è l'assenza di una palma che abbiamo cave, ma proprio un gruppo alla capo nella mattina, che appena la vediamo. Cioè, perché non si procede, non si è proceduto, eccetera. La fontana secca. La fontana è in quelle condizioni. Voglio dire, e anche il vandalismo l'ha fatta da padrone con le pensiline, parliamoci chiaro, le pensiline sono state distrutte anche da... Allora mi rendo conto che ci vuole una rivoluzione culturale. Perché dico questo? Lo riallacciamo anche al fatto, Giova, che a breve ci saranno, hanno fatto il bando per mettere queste macchinette, no? Sì. Per i parcheggi. Per i parcheggi, esatto. Una specie di parcometri, va? Sì, sì. Come li chiamiamo? Ah, Madonna, una manda buona quelli parcometri, no? Ma no, pertanto, perché sono... fanno bene a metterle, Tony. Sì. Il problema è, non vorrei che qualche intelligentone, qualche vandolo, quelle scuse che uno va a pagare le cose, va a rompere le sorde, perché qua sono tutti capati. Giova, io vado spesso a Reggio Calabria. In tutti i parti. Cioè. Sul lungo, vabbè, ma sì, a Reggio l'ho visto, hai visto proprio quotidianamente, no? Ce n'è una lunga teoria di parcometri sul lungomare. Giova, c'è la casa, io lo vi, fare, la gente si è abituato, io un divio vandalismo là su po' lungomare. Ci vediamo anche noi, ci adegueremo a queste cose, perché sono cose che ci stanno e le vanno bene. Attenzione, e quando vedete qualche pezzo di merda denunciato. Che si diverte a romperlo, a vandalizzarlo, chiamate i forze dell'ordine, prendete la cosa. Prendete il e fotografatelo.
e ci ho portato la polizia. Ma chi sono de infamità? Perché il silenzio aumenta il vandalismo. Certo, ma chi sono de infamità? Questa è educazione civica. A gente si deve imparare. Ci sono sindaci in alcuni posti d'Italia e domani sono in grado di dirvi le città, perché ho letto questo reportage, dove no, immortalano i vandali con la fotografia. E non avere paura, ma anche chi fa fare la cacca del cane sulla strada, questa è tutta forma di educazione civica. Tutte le cose che depreziano le città o la nostra città, bisogna informare, insomma, informare le forze dell'ordine. Insomma, come ce la mi dire che la città è la nostra? Non lo so più. A me la città mia, è a me che mi dico, no, la città è la nostra, ognuno è nua, tiene una porzione di città che è la sua, perché pagate le tasse, perché pagate tutto, ogni balzello, perché vivete qua, eccetera. Quando vedete qualcuno che butta la spazzatura della macchina giusto per fare il lancio del peso, denunciate, denunciate e denunciate. Noi siamo 151 chilometri quadrati, la nostra città. Dividete per 73-74 mila e vedete quanto ne esce. Guardate che abbiamo un pezzicino di città, abbiamo un pezzo di città e ci appartiene. E noi per questo ci dobbiamo battere, perché noi possiamo farne motivo di vanto, possiamo farne biglietto da visita della bellezza. La città è bella, la città può solo, no, messa a posto, è rifinita meglio. E vuole aiutata da noi stessi. Eh beh, certo, giù. Allora. Un sindaco, l'amministrazione dice A e noi agiamo B, no, ci deve essere una sinergia tra noi. Certo però che amministrazione, insomma, se ti dare una mossa, perché l'ordinaria amministrazione incomincia a dare fastidio adesso, sindaco. Allora mi dica, signor Giovanni. Vedi la reazione che ha avuto il sindaco durante le occupazioni, che noi abbiamo mandato in onda quando si arrabbiava con alcuni cittadini, no? Il sindaco, che ha detto, qua in dialetto l'ha detto, sì. Calami i neri, ognuno ha chi lo cavò. La mia generica, che ognuno si pensa che può fare chi lo cavò. Qua bisogna rispettare le regole e le leggi. Se anche gli assessori, i consiglieri gridassero come grida il sindaco, cioè, però c'è una vaga impressione che il sindaco è lo sindaco che non fa gridare a nessuno. Cioè, non è una critica, ma ho la vaga impressione che ci sia questa impostazione di fondo, vale a dire, parlo io per l'amministrazione. Vua, stavite vai lo posto vuoscio a mojagiti danne. La devo interpretare così, perché non è possibile che in ogni dove c'è lo sindaco e un biumano assessore, si c'è un assessore è sempre con lo sindaco. Non è così. Il sindaco dovrebbe anche liberarsi, no? Dovrebbe farli viaggiare da soli. Eh sì, ma c'è un sacco di cose giù, no? All'inizio, vabbè, devono iniziare a imparare a camminare. Una volta che hanno imparato a camminare, hanno camminare soli. Esatto. Non è che hanno camminare sempre con la mano del sindaco. Sì, Giovanni. Ma io credo che sia, un'impostazione praticamente fatta, creata ad hoc dal sindaco. Io responsabilità all'assessore non ce li posso dare. Evidentemente questo è il modus operandi. Meno parlati e meglio è, ma avvio io. Questo è positivo da un lato, ma è molto negativo dall'altro. Perché magari in una giornata ci sono tre impegni giù. Chi fa il sindaco? Il sindaco è capace, mo una maratona, no? Tutti e tre. Pazzesco, è musica tutti e tre, no? Che ci va il sindaco, là ci va l'assessore, dipende. Anzi, ieri, devo dire ieri, per la prima volta, io per quanto mi riguarda, proprio da sapere che è successo. Ha mandato come rappresentanza del sindaco della Mezia Max Tavella, con la fascia. Dove là? Là. A Soveria. C'era consiglio, sì, a proposito, adesso parleremo appunto del dialogo. A Soveria. Voleva allacciare al discorso. Vedi, c'era consiglio. Sì. Quindi c'è concomitanti, tu mandi un rappresentante. Era bene rappresentato da Max Tavella, dobbiamo ma dire la tutti verità. Quanti su una bella rappresentanza. Io non ti faccio una questione, cioè tutti quanti sono degni di indossare in alcune occasioni la fascia tricolore, ci consente la legge, eccetera. Vabbè. Allora, Tonino, oggi 22 febbraio, ieri 21, è stato inaugurato il nuovo pronto soccorso di Soveria. Noi eravamo là con la telecamera, caro Tonino, però appena è arrivato mi sono un po' perso.
No, a sovvenire, perdono, perché se no la conosciamo. C'erano tante forze dell'ordine, tanta organizzazione, e allora ho pensato, ma chi c'è? Oiva il Papa qua. Cioè, ho avuto questa confusione, perché c'erano vigili, carabinieri, polizia. Allora ho detto, ma c'è l'inaugurazione, ho detto, ma cosa c'è? Ho chiesto. No, l'inaugurazione del pronto soccorso, perché la città era tutta mobilitata, con le forze dell'ordine, certo, le maggiori istituzioni. E ho detto, ma che c'è, l'inaugurazione del pronto soccorso o è il Papa? È arrivato il Papa, però. È arrivato dalla camera, ho fatto le immagini, a un certo punto è arrivata un'auto blu. Un'auto blu e scende uno senza capirne. Non ha mai usato la brillantina lì niente. No. Ed era il presidente della regione. Lupo. Il nostro Mario, caro che presidente. Salutiamo. È sceso con un'altra macchina, c'erano i fotografi. Questo fotografo appena mi ha visto, mi ha detto, lei si sposta, ci ha detto, e mi sono stato zitto. La seconda volta, lei, eravamo io, Paolo Giura, Marcello Lepiano, mi fa a me di nuovo, lei si sposta. La terza volta, avanti il presidente, avanti le forze dell'ordine, c'è detto, allora, su un testa ermo, ti alzo su un parecchio, ma tu che ne sei, ci hai detto. E lui mi ha risposto, sono il fotografo del presidente. Ufficiale. Ah, che lui capiva 3.500 euro al mese. Allora, anche Giulia che era il fotografo, devo fare le riprese. Sì. Invece è stata parecchio, all'epoca ci fu parecchio clamore per questo fatto. Al di là di questo, Torino. Era il fotografo ufficiale, ma un biglietto di profilo, no? Ma con una prosopopea, questo cacca manco le cane, se si dice Gesù Cristo, però poverino. Ognuno poi nel... Allora, anche le formiche nel loro piccolo. Ma non era questo che volevo dire, Tonino, scusami. Mi dica, perdona. Quando è sceso il presidente della regione? Yes. Oh, Tonino mio, agli Papa ci hanno baffo. Guardate quell'immagine, che è una cosa impressionante. Andate. Beh, che vuole? Intanto sulle immagini parliamo che... Hai visto vasa che c'è? Tutti si genuflettevano, i sindaci, cose. Sempre così. È stata una cosa... Cioè magari da dietro cortigliano e poi davanti c'erano le camionette. Ma non c'è dubbio. Ma i baggi parlavano con Mara Vergine. È stato sempre così, è che il povero Cuffaro venne tacciato, venne nominato, soprannominato Totò Vasavasa. In quanto a Vasavasa in Calabria. Guardate chi c'è. Guardate qua. Ci diamo 10 punti avanti e va 11 a tutti. Cavo Vasavasa va a due sordi. Guardatevi questa bella chicca, questa bella immagine. Abbiamo fatto vedere, sanno già gustare. Ah, allora, però, al di là di questo, al fatto comico della cosa, è stato un fatto serio, importante e bello, devo dire, Tonio, perché hanno realizzato, dalla chiusura che doveva essere proprio tutto l'ospedale di Soveria, hanno aperto un bel pronto soccorso, dobbiamo dire, Tonio. Sì. E io a sto punto lancerei l'intervista che abbiamo fatto con Paolo Giura, al presidente della regione, se tu sei d'accordo. Dura un minuto. Al presidente della regione a seguire mandiamo pure quello che è la dichiarazione del nostro direttore dell'ASP per... Lo diciamo questo qua perché noi sulla sanità sapete che stiamo insistendo, vista le condizioni in cui versa il nostro ospedale, quindi adesso vediamo queste immagini. Guardatevi l'intervista sia al presidente della regione che a al direttore generale dell'ASP. Prego. Particolare attenzione quindi ai comuni montani in questo momento. Ma la realtà montana è una realtà che nella nostra regione ha una importanza particolare. L'80% del territorio è montano e collinare, una parte importante di popolazioni vivono sulla montagna. Noi dobbiamo contribuire ad arrestare l'esodo, a bloccare un'emorragia che nel corso degli anni ha visto via via spopolare i comuni, e il modo per farlo è garantire i servizi, in primo luogo i servizi sanitari. Questo presidio ospedaliero, questo di Soveria, è un presidio importante insieme ad altri come Acri, San Giovanni in Fiore, Serra San Bruno, che vanno difesi. Stamattina qui c'è un esempio concreto di come noi intendiamo difendere appunto i presidi ospedalieri, che costituiscono un fattore di tutela, di sicurezza per le popolazioni, perché un cittadino che vive nella montagna, che vive in realtà come queste, deve essere tutelato, deve essere messo nelle condizioni innanzitutto di avere la tutela per la propria salute in caso di necessità, di urgenza. E stamattina appunto stiamo inaugurando qui il pronto soccorso di una struttura che appunto ha questa funzione,
questa funzione importante dal punto di vista sociale. Noi vogliamo investire perché la sanità sui territori sia potenziata, perché nel corso degli anni c'è stato un processo di svuotamento, di depauperamento che ha contribuito a rendere più deboli i servizi sanitari e ha spinto le popolazioni ad abbandonare, ad andare anche per la cura della salute fuori dalla Calabria con costi enormi. Quindi qui appunto stiamo qui c'è un esempio di come bisogna costruire la nuova sanità, partire dai territori, qualificare gli ospedali hub in termini di eccellenze nelle prestazioni e di specialità alte anche, e costruire la rete partendo dal territorio. Direttore, sempre critiche, ogni tanto insomma vediamo delle cose belle qua, specialmente in questa comunità montana con un bacino d'utenza molto alto. Sì, no, siamo contenti perché oggi restituiamo ai cittadini del comprensorio del Reventino un presidio di sicurezza qual è un nuovo pronto soccorso. Senza enfasi ma con i piedi per terra cerchiamo, come dire, di dare una connotazione a questo presidio ospedaliero di zona disagiata, e dove ci sarà un pronto soccorso, come potete vedere, diciamo rinnovato, con tutti gli arredi e la tecnologia più moderna, soprattutto per mettere in sicurezza i cittadini. È un pronto soccorso che diciamo serve anche soprattutto a stabilizzare ammalati gravi e eventualmente, ecco, se non ci sono le competenze in questo ospedale, a trasferirli anche negli ospedali SPOC di Lamezia Terme o Hub di Catanzaro. Abbiamo anche attiva l'elisuperficie. La cosa che voglio mettere in evidenza è il lavoro di squadra, il lavoro corale che è stato fatto per realizzare questo pronto soccorso. Io devo ringraziare tre persone, mi sono dato questo impegno oggi davanti alle televisioni, di ringraziare il dottore Giovanni Paola, il responsabile del pronto soccorso, che è stato un motore, un pungolo, uno stimolo affinché l'azienda facesse questa diciamo realizzazione. Il direttore del presidio ospedaliero, il dottore Claudio Tomasello, e poi l'architetto Carlo Nisticò con il RUP, il geometra marino, e tutte le imprese che hanno diciamo realizzato questa stupenda opera, che è una cosa piccola, mi rendo conto, non dobbiamo perdere la testa, però è un primo tassello verso il miglioramento e verso anche la messa in sicurezza di quest'area. E dobbiamo sicuramente fare ancora tanto altre cose, dotarlo di quel minimo di personale che diciamo ci vuole in queste situazioni. Quindi ecco, dichiaro la mia soddisfazione, ma soprattutto sono contento per i cittadini. E quindi ecco, volevo dire che c'è l'attenzione complessiva su tutto il territorio. Io infatti lo dico sempre, io sono di Lamezia Terme, sono di Falerna, però io sono il direttore generale di tutto il territorio della provincia e quindi devo attenzionare con grande interesse tutte le cose che diano uno sviluppo equilibrato al nostro territorio. Ecco, su questo mi sento di essere impegnato e prendo anche un impegno con i cittadini di andare avanti anche grazie a voi, che poi riuscirete a portare nelle case dei nostri cittadini queste immagini per dare un segnale anche di speranza, ecco, che non tutto è negativo nella sanità calabrese. Bene Torino. Sì, certo. È una realtà, il pronto soccorso di Soveria è una realtà molto bella. Intanto mandiamo le immagini di tutte le situazioni e di tutte le stanze che ci sono, che sono collegate uno con l'altro, molto funzionale, con attrezzature ultramoderne. Sì, vedete le immagini, esatto. Abbiamo fatto le immagini di tutto, devo dire, rispondono proprio alle caratteristiche del vero pronto soccorso. Sì, i criteri più importanti. C'è una presenza H24 della Guardia Medica, insomma una bella cosa. E per quel presidio, per quella zona, Tonino, è importantissimo per la comunità montana. Ma l'abbiamo sempre detto, quello era anche un'utenza che appartiene anche alla Lamezia, ne abbiamo sempre parlato. Certo è che, voglio dire, un deca potremmo fare a tutti i parti presidi emergency sulla livelli di pronto soccorso. Certo, un buon pronto soccorso con tutte
le caratteristiche, no? Che si può avvalere di tutti, voglio dire, le macchine, la tecnologia più importante, mi sta bene, ma qua alla Lamezia qualcosa la dovranno pur fare. Non è possibile, non è possibile, e ripeto ancora una volta, ormai non si indigna più nessuno, ormai tutta la gente si è rassegnata, e questo io non lo consento. Io, noi non ci rassegniamo a gridare il nostro sdegno nei confronti delle istituzioni, no? Per le condizioni, no? In cui ci hanno ridotto il nostro ospedale, un gioiello il nostro ospedale, situato, collocato al centro della Calabria, con tutti i dipartimenti al posto giusto, con una anche pista di eliporto, cioè praticamente di eliporto. Non dimenticate che qua abbiamo anche il nostro aeroporto internazionale, ma avevamo all'interno dell'ospedale un aliporto, cioè quello per le emergenze più importanti. Dove e tuttora, devo dire, viene usato, però viene usato solo per l'atterraggio, non per i voli notturni. Però voglio dire, Giovanni, era proprio la nostra collocazione baricentrica che ci consentiva di avere questo. Perché Icca può arrivare indistintamente, con lo stesso tempo, voglio dire, orario, sia a Cosenza sia a Reggio Calabria, perché siamo al centro della Calabria. Parliamoci chiaro, perché a non ne regala niente nessuno. Ma forse si sono dimenticati la centralità della Lamezia Terme qualcuno, Tony. Sano, no, allora a Cosenza fa comodo, a Reggio fa comodo, a Catanzaro fa comodo. È chiaro che se il Luan apposta consapevolmente se ne dimenticano, Giovanni. Siamo noi lametini che dobbiamo gridare e dire: uè, signori miei, un bel largate, perché noi siamo noi e voi non siete un da questo punto di vista, no? Però dobbiamo essere noi, deve essere la nostra, i nostri politici, i nostri rappresentanti a farci apprezzare all'esterno, a darci quella, come posso dire, quell'importanza che la Lamezia merita. Qua invece tutti quanti si indiutino, giù a ognuno. Qua abbiamo, le altre sue, ma qua abbiamo, io finalmente ho visto nelle immagini che tu hai fatto, finalmente ho visto ad Antoni Scalzo, il nostro consigliere regionale. Orbe basate, dove stai basate? Sì, però l'ho visto, non lo vedo da, non lo vedo da mesi, cioè alla Lamezia non si vede nessuno, così come Pino Galati, così come Doris Lomoro, così come Sebastiano è un pezzo. Sebastiano, Sebastiano dove sei? Più che Barbante è diventato un birbante, ti sei perso, voglio dire, Giova, sono loro la nostra forza, sono loro la nostra forza. Se li si perdono, noi perdiamo questa forza, parliamoci chiaro. Ma quanto cazzo i voti lei mi dici, Giova, che non è che potremo gridare dalla mattina alla sera? Cioè quello che spetta al sindaco, noi lo gridiamo. Ma e gli diciamo: Paolo, tu te dovessi emoticare, per cortesia. Ma quello che aspetta ai nostri parlamentari, per dindirindina, pofferbacco, corna d'alce, ti ricordi i fumetti? Sì, sì. Eccetera, sono perduto. Voglio dire, signori miei, vogliamo fare qualcosa per questa città? Per cortesia, venite qua alla nostra trasmissione. Nonno, perché si ha bisogno di voi per l'Auditel, perché la vostra presenza a noi per noi è fortemente negativa da questo punto di vista. Perdiamo da chi sappia, sì, perché appena appizzano No, non è vero, è vero. Cioè, poi cambiano canale. Però Tonio, prima di cambiare discorso, argomento, volevo dire, intanto sulla Gazzetta c'è un bel articolo, per un soccorso, una sala per ogni codice, ne abbiamo parlato, nella struttura nuovi macchinari, un percorso rosa importante per le vittime delle donne, sulla violenza, e un wifi e tv satellitare, devo dire, bella cosa, proprio a livello Las Vegas, americanata, però bello. Hanno fatto un soccorso tipo americano. Volevo fare un plauso a una persona che si è impegnato tantissimo per questa situazione, ed è il primario di Giovanni Paola, il dottor Giovanni Paola, che devo dire ci ha messo tutta la sua volontà insieme ad altri suoi collaboratori, altri medici. E devo dire che grazie anche a loro si è stato realizzato. Giù, ma ci vuoi impegni in tutto. Qua i medici si sono impuntati. Qua i medici invece su tenere a mano. Aspetta, che ti voglio dire.
Cioè voglio dire, se noi amo contestati. Aspetta, non vuole la cosa da allora. Eh no, ma noi amo contestati. Intanto ci sono delle personalità, dei personaggi del nostro ospedale di grande spessore. Io leggevo, se non mi sbaglio, leggevo una finestrella stamattina proprio sul quotidiano del Sud. Ecco qua, guardate qua, davvero, riceviamo e pubblichiamo. Impegno, professionalità e umanità in urologia. Complimenti al primario di urologia dell'ospedale della Mezzaterme Carmine Zoccali. Ricordo che è stato anche premiato come cittadino dell'anno. Tutto lo staff per la professionalità, l'impegno e l'umanità che hanno con tutti i pazienti. È firmato ed è vero, lo confermiamo. Abbiamo Non solo lui, Tony, c'è l'oculistica. Abbiamo il professore Greco, il dottore Greco per quanto riguarda l'oncologia. Abbiamo Francesco Muraca e gli altri colleghi per quanto riguarda l'oculistica. Anche il pronto soccorso stesso, Tony, dove c'è il dottor Lucchino, insomma, con quelle poche persone che hanno fanno un lavoro. Sì, ma non abbiamo bisogno d'eroi, giovani, noi abbiamo bisogno di medici. Esatto. Chi si stanno diventando loro malgrado degli eroi? Che ce la mettono tutti. No, giovane, non abbiamo bisogno di eroi, noi abbiamo bisogno di professionisti e abbiamo bisogno soprattutto di un ospedale che funziona. Con pochi medici, l'errore sta dietro la porta, perché su persone umane, Tony. Certo. Cioè, se uno viene a cavallare tanto la può pure sbagliare, Tony. Come no? E chi si può voglio dire? Comunque. E quando sbaglia uno dille, su Castamare. Parliamo della vita delle persone. E certo. Perciò bisogna aiutarle, bisogna stargli vicino. Sì, però bisogna stare vicino loro, dando loro i mezzi, gli strumenti, la struttura, perché esplitano proprio la loro attività deve essere espletata. La tranquillità da che cosa ti deriva? Da avere innanzitutto uno staff, da avere infermieri, quindi molto personale, di avere tutte quelle tecnologie che oggi trovi negli ospedali, soprattutto da Roma in sopra. Capuru chi sto pagamo? Paghiamo questo gap tecnologico con tutte le strutture dell'Alta Italia. Non ho capito. Ci sono degli esami che da noi un si può fare, un desistono. E mi piace un treno, il treno della speranza. Cani custa nuoci. No, questo è lo treno che lei. Damo, che è ridicolo. Il 40-45% degli italiani ormai ha smesso di curarsi perché un tenne una lira, ma stiamo cuglioniando. Ma di chi stiamo parlando? Allora no, Tony, io volevo cambiare argomento e volevo farti parlare di giovani e parlare su un argomento che ci deve fare molto riflettere, non solo a tutti quanti la cittadinanza, perché c'è un articolo che ritengo importantissimo e dovremmo parlare. Io penso che Tonino stamattina con questo argomento insomma ne parlerà abbastanza, perché noi abbiamo sempre parlato di questo fatto. Non è a piacere che spesso e volentieri qua vengono riproposti degli argomenti che noi nella nostra nel nostro piccolo abbiamo, voglio dire, portata all'attenzione della cittadinanza. A noi ci fa piacere che poi se ne parla. Parliamo qua di piazza, come si chiama? Piazza Mercato Vecchio. Corso Nomistrano. Ogni fine settimana tante ragazze, migliaia e migliaia di ragazzi si riuniscono in quella zona. Io vi leggo l'articolo e poi faremo il commento. 12enni vanno in tilt con l'estasi. Arrivano da sola al pronto soccorso i ragazzi. Le amiche le abbandonano proprio il pronto soccorso, bocche cucite. Una pillola costa 15 euro, caro Tonino, tra piazza Mercato Vecchio e Corso Nomistrano. Questa è una cosa di una gravità, ragazzi, di una cosa, perché la vita è vostra. Qua veramente io penso di far riflettere, mi auguro che tutti i genitori riflettano su questo articolo e su quello che in questo momento dirà Tonino. No, è che devo dire, lo stiamo leggendo assieme. Io mica mi sono preparato sull'argomento, Giova. Ma non c'è bisogno di preparare, perché andavo parlando sempre. Tony. Se guardate tu leggi qua queste, sbaglio low cost si chiama. Bello. Cari genitori, care mamme, cari papà, cari nonni, questo articolo che del nostro caro amico e valente giornalista Vinicio Leonetti deve farvi riflettere. Ma non poco.
deve farvi riflettere. Guardate, io le parole voglio scandirle, voglio parlare in maniera tale che ognuno di voi recepisca, percepisca quello che voglio dire. State attenti ai vostri figli. Cercate di sapere i vostri figli quale ambiente praticano. E quale compagnia. Quali sono i loro amici. Magari per non urtare la loro suscettibilità o sensibilità, magari fatelo in una maniera... molto delicata. E quando vedete i vostri figli con l'occhio lucido, delle volte non è la birra, ma potrebbe essere una pillola di queste, sì, che sono micidiali. Qua le pillole di ecstasy, no, vengono vendute anche a ragazzine dodicenni per 15 euro, soprattutto nelle notti di sabato, in piazza Mercato Vecchio e dintorni, quindi tutte zone limitrofe, piazza San Giovanni, piazza Stock, Corso Numistrano, eccetera. Pare che quella sia la zona. Non criminalizziamo tutti, ma quella è la zona dove avviene questo tipo di spaccio, tra virgolette. Gli effetti, è inutile dirlo, per... Grazie Ettore, ringraziamo il caffè del teatro. Su un adolescente possono essere devastanti. Possono essere devastanti. Soprattutto se alla pilloletta si associa l'alcol. A Berricele. Quindi fate attenzione. Già di per sé la pillola è devastante come effetto. Se poi associamo l'alcol, diventa una cosa deleteria. Poi che succede? Tanti ragazzi, io ho visto l'estate scorsa ragazzine vomitare, perché ci siamo attardati per via delle manifestazioni e poi passando i paraggi ho visto ragazzine o ragazzini vomitare. Questo ve la dice lunga. No, spesso chi va in tilt dopo l'estasi, che succede? Per paura viene abbandonato dagli amici, viene abbandonato a se stesso, no? Ovviamente, chi assume queste sostanze stupefacenti non rivela la provenienza. È ovvio. E quindi, che significa questo? Che l'omertà si impara da piccoli. L'omertà si impara da piccoli. Ed è una cosa gravissima. Perciò, ripetiamo, genitori, state attenti quando vedete i giorni che si ricordano i 4 della mattina. Cosa dobbiamo aggiungere noi? Intanto, ripeto, questo articolo, e ringrazio Vinicio Leonetti per questo articolo, perché fa riflettere. Molto. Ed è un fenomeno, è un fenomeno questo che fa veramente pensare, è un fenomeno che c'è, reale. Quindi cari genitori, parlate con i vostri figli, state vicino ai vostri figli. E ripeto, se volete in un certo senso proteggerli in maniera molto soft, state vicino, magari un BG ti guarda, un BG ti vedere, fatelo con molta riservatezza, perché spesso e volentieri i ragazzi si lasciano trascinare, no? E per non fare la figura dei fessacchiotti in compagnia, magari assumono la pila, mi capite? Per non fare queste figure con il loro amico, con i loro amici, voglio visto, bisogna stare occhi aperti. Scusa. Vedete che questo, ripeto, è un argomento importantissimo. Ne abbiamo parlato con molta lentezza perché è un discorso molto delicato. Non è una vicenda. Grazie.
non stiamo parlando di un'altra città, non stiamo parlando di un'altra regione, stiamo parlando di Lamezia Terme. Quindi questa preghiera che abbiamo lanciato, no? Cari genitori, cercate di farne tesoro, questa è una cosa estremamente seria. Stiamo parlando di dodicenni, tredicenni, quattordicenni, quindi stiamo parlando di adolescenza, no? E sapete cosa significa entrare in questo tunnel? Perché in questo tunnel si entra e poi è difficile uscirne. Si esce a pezzi, sono pochi quelli che ce la fanno poi. Quindi era giusto parlarne. E anche perché questo mi fa riallacciare in termini positivi questa volta, perché questo era in termini ovviamente negativi, ad un articolo che ha fatto il nostro amico Fabrizio Basciano, che scrive per Il Fatto Quotidiano. Lui parla di musica, un critico musicale, un ragazzo eccezionale davvero, mio amico, qualche volta interagiamo sui social, e lui in un articolo che ha pubblicato sul Fatto Quotidiano ha parlato di questa movida lametina. Tanto è vero che ha parlato di Lamezia come capitale della movida calabrese. No, sembrava qualcosa di magari un po' esagerato, invece no, poi con gli anni, in effetti, a distanza di 2 anni, Fabrizio torna sull'argomento e sottolinea la nascita, no, di diversi locali di tendenza e soprattutto, no, di questo movimento che si è venuto a creare grazie a giovani imprenditori che bene o male stanno cercando di rendere la nostra città, no, molto più aperta sotto questo profilo. Suggerirei a qualche politico di non toccare questo argomento. Questo è un argomento che appartiene a loro, è un problema che riguarda i privati, imprenditori, che hanno messo la mano in tasca, e per la verità sono imprenditori che dall'amministrazione stanno avendo più fastidi che riesco. Quindi per cortesia non sposate cause che non sono vostre, dove voi non ci appartenete, non ci stavete. Perché io, parlando con tanti di loro, no, non è che l'ho scoperto, no. Amministrazione, invece di essere prodiga, no, di accogliere a braccia aperte, no, rompe sempre quella burocrazia, quella famosa burocrazia, la metina del nostro di Palazzo Madame, che va trovando sempre un pilon da l'uovo. Cerca sempre, no, ma uno a stufare, mo ci a girare i palli, mo manda a fare in culo tutti, manda al diavolo tutti e si va. Ecco perché abbiamo sempre detto a Paolo e agli amici dell'amministrazione, guardate qua, non ci crede nessuno, la burocrazia funziona secondo le vostre indicazioni. Non mi venite a dire sempre la stessa canzona, non ci crede nessuno, ah vabbè, però non potremo fare niente. Non possiamo mettere il naso perché l'aspetto gestionale spetta ad altri. Chi si su barzelletti che ci potete contare anche un mignimogni. Non è l'umignimogni nostro, che era persona di grande spessore. Anche un mignimogni ci potete contare, non a noi, perché non è così. Perché è vero che ci sono le leggi da applicare, però consentitemi. Casa amministratore tiene un progetto per la città, a burocrazia, lo deve fare, eh? Lo deve fare, deve seguire le indicazioni del sindaco, dell'amministrazione, eccetera. E se no è funuta, se no piate le ricambiate in ufficio, li mandate all'ufficio e li mandate al cimitero, che ci mancano al cimitero, ci mancano un sacco di dirigenti, no? E ci mancano soprattutto un sacco di braccia. A proposito del braccio, mi è venuto in mente una cosa in un braccio.
Mi era venuto in mente ieri sera, abbiamo incontrato una persona. Ah, che poverino, sì. Mi hai portato sull'argomento. Ieri sera... Ecco, braccia rubate all'agricoltura, ma non è il caso di questo fatto, amico. Perché è un fatto serio. Anche se lui con la sua disabilità intelligentemente ci scherza. Eh sì, cioè, grave disabilità. Grave disabilità, grave disabilità che disabilità. Praticamente per un incidente gli hanno amputato un arto. Questa persona si è rivolta da noi ieri sera. Ci manca il braccio sinistro. Regolare. È venuto a fare delle lamentele, Tony. Qual era la lamentele, no, prego? Più che lamentele, ma era molto simpatica. Era molto simpatica la cosa. Ha detto, a me non danno il talloncino per avere la possibilità di parcheggiare negli spazi riservati ai disabili perché non rientro in quei criteri che sono previsti dalla legge. E vabbè, ne ho fatto come so, ormai. Però voglio dire, lui diceva, Paolo, mi rivolgo a te, assessori, mi rivolgo a voi. Lui giustamente e intelligentemente diceva, ma scusate, io sono propenso a pagare anche la metà, la pargest, bravo. Quanto ci vuole, quanto si deve pagare per un anno? 300 euro? Mi pago 150. Datemi la possibilità di pagarne 150 grazie a questa mia, disabilità che è certificata e conclamata. Non ha detto una cosa sbagliata. Questo è, se non mi sbaglio, pare che abbia la 104, tutte queste enorme cose, lui ci rientra. Va bene, per il posto riservato no, ma sulle strisce blu perché non consentire uno sconto verso queste persone? A me sembra una proposta intelligente, un suggerimento intelligente. No, perché questo qua ha comunque una disabilità conclamata. Voglio dire, parte non ti paga 300, ti paga 150. Lui sta chiedendo, sta dicendo, voglio pagare, però datemi la possibilità di pagare almeno il 50% in meno. È una cosa sbagliata. Battuta simpatica è stata che ieri sera ho detto, guarda, andiamo insieme al comune e ti prendo per mano. E lui gli ha risposto, ma quale mano, suo fratello? Ci scherzava. Cioè, lui era molto simpatico. Una persona simpatica. Simpaticissima. Una persona che, molto intelligente. Vabbè, ma ironizza sulla sua disabilità. Chi ironizza sulla sua disabilità è una persona intelligente. Praticamente che Luca, abbiamo qua un esempio vivente, il nostro Albino, che l'abbiamo di fronte. Tenne un musso che ci arriva in terra. Tenacci, pare che tenne un morto avanti. Cerca di commuoverci. A noi, è arrivato con un'ora di ritardo e può pure ragione. Ma lasciamo stare. Lasciamo stare. Ancora allora, caro comune, caro ufficio preposto, è possibile che un invalido all'80%, perché l'invalidità è l'80%, quindi provvisto di 104 cose, tutte queste menate qua, no? È possibile che abbia diritto a una decurtazione del pagamento nell'arco dell'anno? Invece mi paga 100, mi paga 150, invece gli do 100, mi paga 100. Noi abbiamo preso come esempio lui, però ce ne sono tanti. Insomma, è una domanda, a questo tipo di soggetti è possibile fare uno sconto, sì o no? Qualcuno di voi mi risponde, senza mi dormite, perché non rispondete a noi, rispondete ad una cittadinanza, no, che sta chiedendo questo. Non è che rispondete a noi. Quindi, vorrei cambiare argomento, un altro argomento. Ieri, siccome erano due mesi e più di due mesi che non arrivavano le bollette della luce della televisione, il cane italiano, la luce, ha detto ieri. Mi sono precipitato. Tony, no. Vabbè, no. Il discorso è serio, perché ti voglio portare un discorso serio che tu adesso approfondirai. Approfondisci. Allora, praticamente ieri mi sono recato a San Bias, dove c'è l'unico punto Enel di un privato, per sapere perché non arrivano le bollette. Ho tolto i nomi e è arrivato là, c'era una marea di persone che aspettavano e si lamentavano, specialmente anziani, che non gli arrivano le bollette della luce o del telefono. E praticamente c'erano degli anziani che gli avevano staccato la luce perché non avevano ricevuto le bollette.
E quelli dell'Eni dicevano: scusate, ma si vuole pagare? Ma scusate, ma sono arrivati i bulletin, non parliamo dei giovani che via internet con numero verde, ma molti anziani non si regolano, nel senso, e gli staccano la luce. Ma che sta succedendo a questi posti? Giusto perché non arriva la posta, non arriva più. No, si chiamano disservizio. Ma un disservizio grave, Tony. Ma chiamarlo disservizio. Vabbè, però non ho capito. Perché la gente non va davanti alla posta e fa una manifestazione spontanea? La gente va alle poste, 40, 50, 100, 200 persone, si mettono davanti alla posta e fanno una manifestazione spontanea, chiedendo di incontrare il responsabile, il direttore. Ce la mette di nuova. Non arriva più la un che canone. Noi alle televisioni che lo capotimo fare, burdello. Allora, alle poste, qua a Lamezia, da tempo c'è un disservizio da paura. Questo disservizio comporta ritardo nella consegna di fatture importanti relative all'energia elettrica, relative al telefono. E tutti i servizi gas, tutto quanto. I gestori di questi servizi non gliene fotte nulla, imputa all'utente magari il mancato pagamento. Non è così, ma uno potrebbe dire: ma scusate, tutti quanti dati per scontato co paesi calamesi è tutto informatizzato. Ma non è così. C'è gente che non sa dove sta di casa un computer. La bolletta la dovete recapitare a casa. Non che la gente arriva il tecnico, ci stacca la luce perché non ha pagato la bolletta. No, la staccano direttamente. Ma che cazzo stiamo parlando? Ma che state dicendo? Ma chi paese è? E che nessuno che si incazza a sto paese. Tutti pensano alla partita. Stasera c'è la partita, come cazzo devi tirare? Solo i chi sto campate? Solo i chi sto campate? I partiti di pallone. Pallone. E noi, caccani si hanno i palloni tanti, mi parliamo di tutte queste problematiche, a bombe di tutto e niente. Voi siete alla posta solo mi accompagnate a nonno. E mi ho imprusato la bestione. Tu siete? Non è che siete alla posta, mi ci dice della posta, scusate. Ma per come arriva la bulletta? Ma sti cazzi di postine che fanno ogni giorno? Che cosa fanno i postine? Perché c'è una rotazione nei postini adesso. Non conoscendo gli utenti, i lasciano i credi là, manco un tabù che mentono. E nessuno si lamenta. Ma nessuno, non ci dice niente a nessuno. Alle 20.45 mi raccomando, c'è la Juventus stasera. C'è la partita stasera e siete tranquilli, vi passano i cazzi da capo. Poi il giorno dopo mi da rompere i palli a mia, mi conduciate alla televisione. Oh! Non ho capito. C'è un altro che devo far arrabbiare, Tony, stamattina. No, ma voglio dire, Giova, la gente non può delegare. Delega. Però fate qualcosa pure voi, no? E che cazzo? Iate una settantina, un centinaio, una ravantata. Noi veniamo pure curati alle camere. Esatto. Non è che vi stiamo dicendo un agito di violenza, chiamata la direttrice. No, violenza mai. Cioè, direttrice, mai. Direttore, scusate, ma che sta succedendo? Perché non arrivano i bulletti? Noi per questa disfunzione, a noi c'è gente che ci hanno tagliato la luce. Hai gente che ci hanno staccato il telefono. Gente che è malato, magari che dà l'ossigeno nella casa, ci hanno tagliato la luce, ci hanno diminuito la lene, il tone. Cose gravissime. Ecco perché certe volte quando io vi dico quando posso chiudere certe cose. Un nello a tua luce, ti senti con l'ossigeno, non sai che danno l'ossigeno, ci stacca la correzione, ci stacca la potenza. Che ne sanno poi se in quel palazzo c'è un ammalato del genere? Uno che ha un macchinario, una macchina salvavita. E poi ci stacca la luce. Ci stacca una, che perché cazzo ne sanno? Questi sono i danni che poi si commettono. E cazzo, tu paese, devo sentire stasera o domani. Ma piaciuto Tony? Ma piaciuto Tony che? Ma a me non me ne fotte niente se piaccio o non piaccio. A me mi interessa che Luca agite voi. Che non fate. Che non fate molte che cose. Che cazzo? Delegate. Per me io che credo. La mia rabbia che è la vostra rabbia. Però chi deve agire siete voi. Che non buttare in mano un cazzo, nessuno. Altra lamentela che ci è arrivata ieri, perché ce ne arrivano io non lamentele, però è giusto che hanno trasferito l'Equitalia a San Biasio, già zona molto periferica per chi ha problemi,
tipo mamma che si affessa con l'equità, basta mutare una carta che leva fuori le cose, e, al di là della distanza, però hanno fatto l'ufficio ricevimento persone in una stanzetta, in una stanza proprio, dove non c'è la privacy, la riservatezza, tutti sani di tutto, Tony. Sì, ma anche questo, però giù a non si può spostare un ufficio importante come quelli Equitalia alla stazione. No, lascia perdere, non me ne fotte, l'hanno restaurato e ristrutturato, un bel palazzo, un bel fabbricato, che me ne fotte. Poi San Bia se la mezza terme. Sì, no. È una mentimista in sta maniera. Un è tutto di essere anni no, cazzo. Stai dicendo. Tu cazzini cazzo. Non tu, sto no. dicendo, sto parlando della. Stavo parlando, Tony. No, voglio stavo dire parlando. Sì. Allora. Della ricezione delle persone. Allora, devi dire che i locali non sono idonei. Non sono idonei, vero. Ma non solo per la prova, non si può mettere 4 metri quadrati là. Un ufficio importante di chieste. Alla mezza abbondiamo di locali vuoti che sono del comune. Dati cieli, no? E ci citate, non ho capito. 4 metri quadrati, E molta gente si lamentava. Ma chi lo perché di sapere i cazzi miei quando parlo con lui? Quello impiegato, chi lo mise? Perché non c'è la distanza. È la stessa cosa che abbiamo detto per l'ufficio sanitario. Esatto. Per questi guaglioni quando sono andati a fare la vaccinazione. Arrivano le mamme con due o tre carruzzelli e si all'inciù dalla stanza. E poi gli è altri possibile. Sono fuori all'intemperie del tempo. Eh sì, ma è possibile. Cioè, ma queste piccole cose, va, ve le mi dire nua. I professori si TV, candidavate mossi. No, ha avuto che una ricchezza. Ecco perché non vi dovete incazzare quando vi dico che c'è un'incapacità che ha proprio a spavento, conclamata. Ci sta anche uno che si piessa a cuore questi problemi. Un consigliere comunale, non fate un c***o dalla mattina alla sera. Un problema ve lo volete mettere sulle spalle, mi usurvete. Che c***o ci state a fare là? Chi siete? Chi rappresentate? Che con 200 voti vi sentite un pati eterno. 200 e 300 voti, io palleggiando di più su poco corso. Io palleggiando di più su poco corso. 300 e 400 voti. Chi siete? Ma chi siete? Molti senza essere stati eletti. Ma per cortesia, ma voglio dire, siete 30 persone. Vi volete fare carico di un problema a testa? Siete 30 persone, vi piate in un problema e su 30 problemi che potremmo risolvere. Ma chi c***o parlato ognuno? Chi facito ognuno? Al Consiglio Comunale, a Matuto presente. E grazie presente. Ambrogio presente. E per dire presente, vanno candidato. Ma come si fa? Ma come si fa? Ma che paese è chi? Bene, quanto siamo Albino? Scusa, 48. Qua succede un 48, come diceva Dodò. Qua succede un 48, ma voglio dire, guardate qua. Io vi chiedo scusa per il mio tono. Tony, scusa che ecco, tocca la posta. Tony, no, per il mio tono. Io vi chiedo anche scusa per il mio linguaggio che poi travalica, no? Però voglio dire. Come facciamo a non incazzarci, insomma, no? Ripeto, voi gli amministratori siete là per rendere la vita dei cittadini più agevole, più tranquilla sotto certi aspetti. Mi sa che tu te l'hai storto. Ma comunque, è possibile, io non lo so. Che cosa vi stanno chiedendo? Che cosa gridiamo qua noi? Questi piccoli... Spiatevi, un problema in carico, ognuno di voi, un su 30 problemi che affrontate. Almeno date valore alla vostra presenza là al Consiglio Comunale. Potete dire domani, no, io ho contribuito a risolvere qualche problema. Ma se no che decide domani? Leggi voi, che ci dici? Ma voglio dire giù a un che abbiamo visto veramente nella storia della media è consiglieri comunali che hanno detto solo presenti. Presenti. Amaduto San Giannantonio presente. Poi c'è gente che ci incresce pure. No, ma io ho assistito a centinaia. Tu hai fatto parte, no,
poi c'è gente come dipendente che sono così stanchi arrivano già stanchi tanto. No a matruta sì. Da maniera nel consiglio comunale Giovanni De Grazia sì. Oscar Mascio che là Oscar sì. Ci cresce pure muggire la parola presente no, io, perché sì. Sono nati stanchi allora, scusate dobbiamo fare dell'ironia per l'ironia viene fatta non per offendere qualcuno, no, per l'amor di Dio, ma per proprio svegliarle, dargli una scossa, una piccola scossa. Vabbè, amore, volevo salutare una persona, Don Battista Foderaro. Sì, Don Battista, ti vogliamo bene. Gli vogliamo bene, Don Battista, un pezzo di storia di questa città. Ecco, uno degli assessori giusti al posto giusto. Ha durato quando, poco. No, quando all'epoca, no, quando si parlava di turismo, esatto. Questa parola che ormai è diventata una cosa sana. Cioè, non c'è niente a nessuno qua. No, lui era assessore al turismo, quindi una proprio ad hoc. Ma no? Perché è una persona che è stato presidente della Fiavet, presidente nazionale, vabbè, è stato uno che ha fatto l'economia pure la mesa. No, non lo so. A casa mi ha stato abituato. Da quando Don Battista andava a fatica, casa sonnavano parecchio. Giovanni, ma camo mi sei la cucca. E molti ci hanno girato gli spalli. La mezza, vabbè, ma non paravi te, vai Battista. No, 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 no. È la vita che è così, sta sempre così. Esatto. Ognuno cavalca la tigre, ognuno sa fare un paracolo, poi quando le evenienze, gli accadimenti della vita eccetera no, prendono strade piuttosto accidentate, ognuno si defila, è stato sempre così vabbè. Giova, sì, se è vero, Giova è stato sempre così, quando succedono queste è così, non è il primo né sarà l'ultimo caso, ti vogliamo bene Battì. Certo, allora abbiamo chiuso, vi vogliamo bene e scriveteci come fate tutti i giorni e soprattutto criticateci a noi la critica fa più piacere dell'elogio, esatto, perché a noi ci porta a crescere ancora di più se ci criticate, ma non c'è dubbio, noi per quello che possiamo, no? Noi possiamo solo gridare il vostro disappunto, la vostra amarezza, la vostra indignazione, noi la portiamo qua in televisione e la portiamo all'attenzione di tutti quanti. Noi più di questo un po' di morale. E dateci una mano. L'unica, ecco, esatto, bravo. E dateci una mano. Ma soprattutto che l'amico nuovo ieri sera. Senza una mano vi può dare. No, Tony, volevo dire una cosa. Ricordiamo che siamo su. Cioè già eravamo presenti su Facebook, però da ieri. E tutta la programmazione di ST Television ci sarà proprio su Facebook. E se come sorriso e canzone volete, no? Ma che bella signora! Ah, faccio dubbi, che bella signora! Che bella donna! Complimenti a questa signora bella! Stiamo parlando della moglie di Tonina Maduro. Non ti è una bella hembra, Tony. Ma ti ha meritato una hembra. Vieni da qua. Vieni qua, fai vedere questa bella donna. Ma ti ha meritato un sì, però fatti più lontano. Ma tu ti ha meritato. Allontano, non faccio un parco. Ognuno ha la mano che vede. Ammutena, ma non c'è adesso che devi dire. Una cosa va del potere. Ricordate, quando una donna è seria... Mo ci va, avere. Io da te! Io mi sbaglio dalla mano a tua. No. E batti, tu io. Quando la femmina. Vabbè, allora, mia moglie mi sequestra. Complimenti alla signora Rosetta. Dipende dalla vita, dipende da quello che la vita ti riserva. Non ci sa mai, uno voglio può essere buono. Signora, ma com'è? Tutti si domandano. Signora Rosa, ma una domanda. Tutti si domandano. Com'è Tonino a casa, signora Rosa? Tonino a casa è come lo vedete, mamma. E io sono rovinata, non lo sopporto più. Però è un buono, è una persona. È un buono, troppo buono. Da 1 a 100, lei quanto ama suo marito, signor? 150. Ci vediamo domani, a voi al vino. Ciao a tutti. Ciao. Per la pazienza. Grazie, signor Rosetta. Allora, voglio salutare un amico mio che abbiamo lavorato insieme alla sartoria, che si chiama Eliuzzo. Elio, e lo saluto a lui, la famiglia, i nipoti e i figli, va bene? E ti dedico questa canzone, Elio, ti voglio bene.
piangi la mamma, da pirdi la figlia, poi bella. Giangi la mamma, capirli la figlia, giovarella di mammata, giovarella di mammata. Catallivavi con masta zulella, poi bella. Catallivavi con masta zulella, giovarella di mammata, giovarella di mammata. Picchi non via, mina vota con mia, poi bella. Picchi non via, mina vota con mia, giovarella di mammata, giovarella di mammata. Tieni lo coppi come una nucilla, poi bella. Tieni il cuore come una nucilla, giovarella di mammata, giovarella di mammata. Trema l'uria, tutta gambera tua, poi bella. Trema l'uria, tutta gambera tua, giovarella di mammata, giovarella di mammata, giovarella di mammata, giovarella di mammata, giovarella di mammata. Ok, allora io vi saluto, chiedo scusa il mio ritardo. Credo che domani alle 8:30 sono qua, perché io, che cosa, è la vita, io ho una famiglia, ho tanti impegni. Comunque, ci vediamo domani, sempre se Dio vuole, è lo saluto orario, io vi saluto, ciao, 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 ciao a tutti.